Il lavoro della Commissione, questa relazione, ci consegna una conclusione, che è un sistema che va ripensato, quello sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati. Va ripensato e rilanciato il ruolo, le funzioni, la capacità e la qualità dell'intervento dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, va potenziato e rilanciato il ruolo degli enti locali. Abbiamo in Sicilia cifre imbarazzanti e preoccupanti sulla mortalità, sul tasso di mortalità delle aziende confiscate, sulla quantità di beni immobili che non vengono assegnati o che restano occupati nella disponibilità di coloro a cui sono stati sottratti. E spesso abbiamo appreso di questa situazione abbastanza incredibile soltanto attraverso il lavoro volenteroso di monitoraggio che hanno fatto alcune associazioni del terzo settore. Credo che occorra rimettere mano e volontà per ripensare questo sistema. È la ragione per cui la relazione propone anche alcuni interventi di modifica, sia sulla legislazione regionale, la regione fa poco e male, sia sul codice antimafia con una legge vuota da presentare in Parlamento.